Oggi parliamo di verità e bugie. Voi siete più spesso sinceri o bugiardi? Guardate l'effetto e scoprite cosa sceglie di essere Luca. Se il video vi piace, mettete un mi piace o un commento. Grazie, al prossimo. Iniziamo questo esperimento con una domanda. Vai, non sapevo. Ti chiami Luca? Sì. Stai dicendo la verità, giusto? Bravo. No, dopo ti spiego il perché. Ok. Ora rispondimi di no. Ti chiami Luca? No. Bene. Questo era un piccolo test per vedere come reagisci. Perché questo è un esperimento basato sulla sincerità oppure sulla falsità, sul dire bugie o dire la verità. Ok. Sai che ogni tanto dire una bugia sembra la via più corta, non la scappatoia. Vero. Quando ti ritrovi in certe situazioni. Invece è sempre la via più difficile, perché devi ragionare, devi riuscire a ricordartelo, devi avere una poker face, Giusto. giusto? E la via invece più semplice è quella di dire la verità, sempre. E oggi facciamo un esperimento per vedere come reagisci e io cercherò di capire come il tuo corpo reagisce quando dice la verità o quando dice una Ok. bugia. Ok, innanzitutto qua abbiamo quattro fogliettini gialli e ti chiedo di scrivere su uno di questi qualcosa che per te è molto importante, significativo. Può essere qualsiasi cosa, una città che hai visitato, un nome di una persona a te cara, Quindi qualsiasi. quello che vuoi, un oggetto particolare. L'importante è che ti stia a cuore e tu lo imprimi sul foglietto, ok? Sono l'abiro, io mi giro così. Non posso vedere cosa scrivi. Sugli altri tre biglietti Lo tiro invece, coperto sì, questo. l'ho coperto così. Sugli altri tre biglietti scrivi altri tre oggetti o tre nomi o quello che vuoi, che però non ti dicono niente di particolare, a cui non sei legato, diciamo. Ok. Mi raccomando, cerca di tenere la stessa calligrafia così che io non possa carpire qualcosa dalla scrittura. Giri anche questi e quando hai fatto me lo dici. Mi giro. Ok. Quindi adesso ci sono quattro biglietti, ma solo uno è importante per te, giusto? Ok. Iniziamo l'esperimento. Io non guarderò mai cosa hai scritto, ok? L'importante è solo che lo sappia te. Ti chiedo di rispondere sempre con una bugia oppure sempre con la verità. Quindi di decidere di essere sempre sincero o sempre bugiardo. Sei tu ora a decidere se scegli la via lunga, la via più difficile o la via più semplice, quella più veloce. Tutto chiaro. Hai scelto? Ok, ho scelto. Ok, allora ti faccio delle domande. Il tuo bigliettino importante è uno di questi? Ok, ti faccio questi due. È uno di questi? Molto Sì, certo. bene. Facciamo l'ultima volta. È uno di questi? Ok, interessante. Ora penso di sapere come reagisci quando decidi di prendere la via più semplice, quella della verità. Hai sempre detto la verità, giusto? Esatto. Ok. Adesso che so come sei quando dici la verità, posso cercare di scoprire quale di questi è il tuo biglietto. Una domanda molto specifica. Faccio vedere per la prima volta adesso, vediamo che cosa hai scelto. Lubiana, una città. Pizza. Una città, esatto. Ah, Cibo. cibo, a chi non piace la pizza? Sei già È brutto, tentato di ma. dire che è questa. Aspetta, vediamo. Alice, il nome di una persona. E Parigi, la città dell'amore. Sei mai stato a Parigi? No, non rispondermi, se no Stavo per, però. potrebbe essere semplice così. Bene. Ora che sappiamo come sei quando dici la verità, basta una domanda. Ti chiederò uno per uno, se questo è il tuo biglietto. Tu dovrai sempre rispondere sì. In questo modo, solo una volta mi direi la verità, tre volte invece mi direi una bugia. Sì, è Dovrei scegliere la strada più difficile, che non ti è consona, come abbiamo visto in questo esperimento. Quindi proviamo, rispondimi sempre di sì e cerca di dirlo sempre in maniera uguale. Mm. Okay.
il tuo biglietto è Parigi? Sì. È Alice? Sì. È forse la pizza? Sì. È Lubiana? Sì. Ok. Quindi ho una risposta di queste che ho dovuto dare, eri sincero. Tutte le altre invece hai dovuto mentire, giusto? Sì. Metti una mano sopra questo biglietto. Se l'esperimento è riuscito, quello è il tuo biglietto importante. Per la prima volta che cosa avevi scelto? Com'è? Lubiana. Lubiana? No, ho scritto Lubiana. Perché ci sei stato e... Sono stato, una delle vacanze più divertenti quelle con gli amici e me la ricordo. Ok, quindi hai lasciato qualcosa di te a Lubiana? Sì, esatto. Allora la tua sincerità è ripagata, gira. Lubiana. Esperimento riuscito. Bravissimo, grazie.